Amici ed amiche, una buona, buonissima giornata a tutti da Unitaria TP. Eccoci qua oggi, che andiamo per affrontare uno dei titoli più rinomati mai usciti per Commodore 64, uno dei grandissimi successi per Commodore 64. Siamo nella sottoserie Ninja e penso che il re di tutti i ninja, se parliamo di Commodore 64, sia stata questa trilogia, in particolare i primi due giochi della trilogia. The Last Ninja, penso che chi ha avuto un Commodore 64, o anche chi non ha avuto un Commodore 64, ma non solo Commodore 64, perché poi, visto il successo, è stato portato per parecchio computer, dire Last Ninja, si apre un mondo. Titolo fantastico a marchio System 3. System 3 io la adoro. System 3 ha fatto uno dei giochi, non solo uno dei giochi, ma un gioco che è tra i miei preferiti in assoluto per Commodore 64, che risponde al nome di Meat, che avevo già portato molto tempo fa. Arriva anche questo Last Ninja, soprattutto il meraviglioso Last Ninja 2. Ma oggi, anche perché me l'aveva chiesto anche l'amico Yellow Boogeyman, ne approfittiamo per andare a parlare un attimo di andare a vedere un attimo in dettaglio The Last Ninja. Poi mi dirà lui se vuole che provo a rifinirlo o no, perché The Last Ninja è un titolo ancora oggi che, nonostante il suo enorme successo, nonostante la sua enorme credibilità, nonostante la sua fama che si è creata negli anni, c'è ancora divide ancora molte persone, divide ancora l'opinione di molte persone. Molti lo reputano un capolavoro e tra questi ci sono io, e molti invece lo continuano a criticarlo ancora aspramente, però questo ci sta e fa parte di questo mondo. Titoli System 3, dico solo una cosa: titoli System 3, molti titoli System 3 non avevano via di mezzo, o li amavi o li odiavi. Anche tornando un attimo alla Last Ninja, alla serie trilogia della Last Ninja, collegandosi anche con Meat, soprattutto Last Ninja è stato criticato tanto per la sua macchinosità nel gameplay, ok? Criticato per la sua ripetitività nei livelli nel primo Last Ninja, anche se non sono d'accordo, perché i livelli fanno il loro dovere. Il sistema di combattimento è stato criticato, ripetitivo anche quello, ma fa tutto parte del gioco. Last Ninja è un capolavoro. System 3 lo ami o lo odi. Stesso discorso per Meat, stesso discorso per Last Ninja 2 e anche il 3. Sono giochi che. Tusker anche, mi viene in mente Tusker, che è un altro grandissimo titolo che prima o poi porteremo, ma System 3 ha fatto International Karate, ha fatto Flimbo Quest. Ma di che cosa stiamo parlando? Di una casa visionaria, quando è uscito The Last Ninja nel lontano 1987, fu una cosa mai vista su Commodore 64. Io mi ricordo che pensavo insieme ai miei amici: ma com'è possibile una cosa del genere? Com'è stato possibile? Invece è stato possibile, come, e poi con Last Ninja 2 si arriva alla perfezione assoluta. È un gioco quasi perfetto in tutto. Tutto, la musica, vogliamo parlare della musica di Last Ninja o di The Last Ninja 2? Ma stiamo scherzando, cioè. Ma non scherziamo, ragazzi, questo è un titolone. Poi, torno a ripetere, può non piacere, può piacere chi ha più, chi meno, ma ve lo dico io che nel caso specifico di Last Ninja non sono un amante, non sono un amante, non prediligo in assoluto i giochi isometrici come Last Ninja, ma qua si deve fare un'eccezione su tutto. Ma poi ci sono quelli fatti bene e quelli fatti del merda, perché c'è da dire quello. Last Ninja è uno di quei capolavori che ha reinventato un genere, ha fatto cose straordinarie. Poi io, che rapporto ho con i The Last Ninja? Ma è un rapporto di amore e odio, perché io mi ricordo le prime volte che giocavo sulle versioni da edicola, dove ovviamente, essendo un gioco multiload, si poteva fare solo un livello, e devo dire che col tempo poi questo mi ha anche aiutato molto, perché poi quando ho avuto la fortuna di prendere l'originale,
mi ha indirizzato molto. Non l'ho mai finito all'epoca, lo sono finito dopo per curiosità su emulazione, perché secondo me The Last Ninja ha un grossissimo problema, sia l'1 che anche il 2, che una cosa che secondo me non dovevano mettere bene nella cassettina. E sto parlando dei fossati. Io saltare i fossati in The Last Ninja è stato qualcosa di talmente frustrante che poi alla fine abbandonai la missione per poi tornarci dopo in emulazione, perché io più del terzo livello non ero mai andato oltre e mi sono perso forse anche il meglio, perché mi ricordo il quarto livello che si svolgeva, se non sbaglio, nelle segrete come ambientazione. Era meraviglioso, c'erano spettri, fantasmi, scheletri, bellissimo, altro che ripetitivo. E il problema è che arrivarci all'epoca non era semplice, non quanto come a livello di enigmi, perché The Last Ninja aveva dei bei enigmi, ma abbastanza intuibili, neanche non cervellotici. Erano, una volta che si capiva bene il meccanismo di come funzionavano, secondo me non erano un problema gli enigmi. Il mio problema grosso di The Last Ninja è sempre sono sempre stati i fossati, sono sempre stati i fossati che io morivi sempre, perdevi tutte le vite. Soprattutto mi ricordo il livello 2, che era agghiacciante, c'erano due fasi dove dovevi superarli. E niente, è un casino. Comunque questo è stato, oltre che un grande successo commerciale, un gioco per antonomasia. Quando è uscito nell'87, appunto, non ho preso subito l'originale, perché appunto l'ho ritrovato poi sulle versioni dell'edicola, ma poi mi ha spinto a prendere l'originale, perché veramente pazzesco. Ci abbiamo giocato veramente tanto perché con il mio amico Fabio ci tenevamo ad andare avanti anche solo per vedere i nuovi livelli, di come si evolveva il gioco. Solo che purtroppo sorpassare i fiumi facendo quei salti imprevedibili, essendo un isometrico, non tiravano un senso di prospettiva, io morivo sempre, mi hanno rovinato un attimo l'esperienza. Che poi ho risolto in emulazione salvando nei fossati. C'è da dire questo. Poi ho finito sia Last Ninja che Last Ninja 2. Last Ninja 3 devo ancora finirlo, ancora anche oggi. Non l'ho ancora approfondito, ma magari lo faremo in questa serie. E quindi andiamo a vedere un attimo come il gioco e come si evolve, come la storia dei fossati, perché è veramente la grande pecca di The Last Ninja. Tutto il resto, ai tempi, all'epoca, era tutta una novità assoluta, era qualcosa di inaspettato, qualcosa che faceva lasciare a bocca aperta. Poi sul fatto macchinoso, sul fatto sono tutte cose che si risolvevano giocandoci, erano tutti problemi secondari, secondo me, perché alla fine della fiera era programmato anche bene. Un po' macchinoso, certo che lo è, però non questo può influire più di tanto negativamente su una trilogia veramente maestosa, il re dei ninja, Last Ninja. Quindi adesso andiamo a caricare il primo livello e vediamo quei maledetti fossati. Thank you.
Eccoci qua, di fronte a questa meraviglia. Anche nel caricamento ho fatto una piccola modifica perché non potevo non mettere questa splendida musica Westland del primo livello di The Last Ninja, con le sue note riconoscibili ovunque anche oggi. E che vogliamo dire, quando un gioco ti parte, ti sbatte subito dall'inizio una musica del genere. Musica del 10, una delle musiche più belle nella storia dei videogiochi. Gioco di enorme impatto grafico all'epoca, siamo nel 1987. Guardate com'è bella questo mondo isometrico. E il ninja si muove anche molto in maniera fluida, ma la macchinosità del ninja risiede in alcune sue mosse, tipo non so, la raccolta degli oggetti è molto macchinoso perché si è in difficoltà a interagire con questo mondo isometrico per avere un effetto prospettico giusto, soprattutto nei fossati. Quindi niente, il nostro ninja, non ho detto la storia, ma fondamentalmente è la solita guerra dei clan ninja, e alla fine dobbiamo andare a recuperare una pergamena, uccidere il cattivo di turno. Una questione importante non l'ho neanche detta, c'era scritto nella cassettina, ma una storia anche abbastanza profonda per il resto. Ma non è questo il punto di forza del gioco. Il punto di forza del gioco sono altre cose. Nel 1987 ci trovavamo di fronte a questa meraviglia. Sentite che roba. Abbiamo l'energia, c'è scritto power, che man mano veniamo colpiti, l'energia ovviamente calerà. Poi in Last Ninja 2 modificano la storia, che poi sia i nemici che anche noi recuperiamo a riposo energia, ma questo è un altro discorso, lo vedremo poi in Last Ninja 2, le migliorie che sono state fatte. Abbiamo diverse tipologie di mosse, tenuto il tasto fire e direzionando il joystick si accede a diverse tipo di mosse. All'inizio del gioco siamo completamente disarmati, il nostro primo obiettivo è andare a cercare di recuperare un'arma, la prima cosa da fare. È un gioco che si imparava giocandolo assiduamente. Torno a ripetere, la grande pecca per me sono stati i fossati, non quanto neanche del primo livello, perché li ho fatti 100 milioni di volte, ma il secondo e il terzo livello sono veramente infernali. Quindi adesso non mi ricordo bene neanche la mappa, non mi ricordo bene poi il fatto ripetitività, non sono tanto d'accordo. E i primi tre livelli sì, si può dire che si possono un attimo, ci sono aree che magari si ripetono, che sono simili, ma poi già solo il quarto livello qualcosa di fantastico. Quindi la nostra prima cosa da fare è andare a cercare, non incastrarti, un'arma. Andiamo a cercare un'arma, non ne voglio picchiare questo senza armi, lasciami passare maledetto, in culo vai, perché senza armi è un casino, è già un casino che con le armi. Ok, quindi noi andiamo via questi altri malefici infame. Guardate che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Poi sì, è un po' macchinoso, ma una cosa che giocando si impara perfettamente. Era un po' come Meat, poi certo sento ancora anche oggi anche gente che programma, che è capace di programmare, che dice io però avrei fatto, io si potrebbe fare, si potrebbe migliorare, ma al 100% tutto è migliorabile. Ma non conto farlo oggi, ma quello che contava era allora, nel 1987, portare un titolo del genere, non oggi. Oggi sono sicuro che se mi metto anch'io, che non ho nessuna esperienza di programmazione, qualcosa in seguito riuscirei a combinare, con visto anche l'aiuto che i programmi moderni ci danno. Quindi voglio dire, era allora che contava, è un prodotto del genere nel 1987, era qualcosa fuori dal normale, molto bello da giocare. Mi è sempre piaciuto molto in The Last Ninja come vengono presentati gli oggetti da prendere, l'abbiamo appena visto, quando noi passando schermata andiamo alla schermata nuova, c'è quel bagliore luminoso che ci indica, ragazzo stai attento perché qui c'è un oggetto da recuperare. Ecco, e qui comincia l'inghippo, bisogna andare a posizionarsi in maniera corretta per recuperare l'oggetto, perché altrimenti lui non lo prenderà mai. Questa è una cosa, però è tutte cose che quindi noi abbiamo recuperato una spada, quella della spezzatrice, accediamo al menu e mettiamo la spada come arma e il gioco cambia, e adesso possiamo facciamo svariate mosse con il nostro bastone, sembra qui ma invece è una spada,
E quindi possiamo cominciare a... Oh, ma manco per niente. Qui nel primo livello ricordo che quel fossato si può girare, quindi io è esattamente quello che farò, girerò il fossato nella maniera più assoluta e entriamo nel sistema di combattimento. Il sistema di combattimento io ho sempre usato la tattica del mordi e fuggi, che secondo me è quella migliore. Cioè colpettino e poi si scappa, colpettino si scappa con queste armi. Colpettino, colpettino. Sì, questo è lento e si può anche dargli più colpi, però poi ci sono quelli più veloci che invece bisognerà proprio avere pazienza. Ecco, morto un nemico rimane morto, a differenza che poi nella Ninja 2 invece si riprenderà pian piano, invece qua rimane morto e non c'è più problemi. Il nostro prossimo obiettivo è andare a cercare la sacca. La sacca per contenere gli oggetti, perché se non recuperiamo la sacca non possiamo prendere nessun oggetto, perché giustamente dove cazzo li mette? Nella tuta ninja. Ecco, questo vedete com'è veloce. Questo è già un bastardone perché è velocissimo. E quindi bisognerà accentuare la tecnica mordi e fuggi. Me ne sta dando, perché bisogna anche avere. Bisogna anche dagli il colpo al momento giusto, al tempo giusto. Ce ne, fortunatamente, almeno nel primo livello ce ne sono pochi di questi qua velocissimi. Andrebbero bene le stellette che questi uccidi tutti i nemici, si uccidono istantaneamente con un solo colpo, ma ce l'abbiamo fatto, l'abbiamo ucciso, quindi proseguiamo. Ecco che arriva un nemico lento, però fortunatamente, ma c'è un mano, un bastone, ma se sono lenti non sarà un grosso problema, non sarà un grosso problema. Quindi la tecnica di sistema di combattimento fondamentale è il mordi e fuggi, secondo me, in Darkest Ninja. Poi ci sono tantissime armi, tante armi, anche armi di distruzione di massa come le stellette, se vogliamo così chiamarle. E proseguiamo da qua. Andiamo a vedere chi. Un altro. Questo è un ninja rosso veloce. Con un bastone, con una spada in mano anche lui probabilmente, anche questa, dai, sì, se non mi vede dorme anche lui, stessa cosa, tattica del mordi e fuggi, perché altrimenti ci massacrano, o almeno a me mi massacrano, ma vai in culo maledetto, fortunatamente non ce ne sono tanti di questi stronzi qua, a parte che mi converrebbe cercare di evitarlo, e andare. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa, ma ve la faccio vedere dopo. Dai, non vi ho fatto. Dai, non vi ho fatto vedere la divinità nella quale bisogna pregare, che ci dà un'indicazione negli oggetti che ancora dobbiamo prendere, fondamentalmente. Ok, ho ucciso, è una buona cosa, quindi un gioco straordinario. Guardate che bella che è graficamente quella di la sacca. È fantastico graficamente. Fantastico. Adesso qua dovrò litigarci un attimo. No, invece l'ho presa subito, quindi. Eccolo qua, questo è il nostro santuario dove dobbiamo andare a pregare, senza armi, proprio, senza armi. Giustamente, per rispetto. Cosa succede? Se preghiamo, niente succede. Lui ti dice, cioè, prega meditando, si fa mente locale e ti fa vedere che gli oggetti che ci sono qui in giro da prendere. In questo caso ti fa vedere il nunciacco, però non ti dice dove sono e non ti dice assolutamente dove sono. Quello dobbiamo scoprirlo noi. Possiamo tornare sempre qua per vedere se ci sono ancora oggetti da prendere o meno. No, cosa ho fatto? Fondamentalmente. Quindi, adesso che abbiamo visto che c'è ancora la chiave. La chiave prendiamola perché serve. Non mi ricordo più se in questo livello o in altri livelli, ma è interessante anche il fatto qua che ci sono oggetti da prendere che in un livello che non è detto che servono in quel livello lì, magari servono anche a livello successivo, cosa che succederà anche con il guanto alla rosa. Questo si è illuminato qualcosa e eccolo qua il nunciaco. Quindi cominciamo a essere ben forniti. Questo è lento, sì, questo è lento, quindi lo picchiamo perché è lento.
Vieni qua. Quindi è un giocone. È un giocone sotto tutti i punti di vista questo qui, eh. Ok. Qui non possiamo andare a pregare perché si è imboscato tutto. quindi lasciamo perdere questo. Questo invece è stronzo perché è veloce. E non ho le... Mi sa che mi mancano le stellette da andare a prendere. E gli enigmi secondo me non erano... Almeno anche giocando in emulazione dopo non sono stati un grosso problema gli enigmi, perché se ti ci metti un attimo sono quattro oggetti alla fine, a parte l'ultimo livello che era molto incasinato. Questo mi sta picchiando, oltretutto. Questo è veloce, c'è anche il nunciaco. E ti fanno un sacco di male se ti prendono. Vai, non morire. E poi c'è... Ancora... Ma manco... No, cazzo, questo potevo fare anche meno ucciderlo, porco. Non mi ricordavo più, perché praticamente ho fatto il giro dall'altra parte. A livello di game design è un po' discutibile. Nel senso che è una mappa strana che non corrisponde tante volte, non ha un senso logico, però vabbè, adesso mi sono anche perso, però sono tutte seghe mentali che all'epoca fortunatamente non ci facevamo. Quindi adesso che andiamo, tanto per vedere, gli chiediamo, meditiamo e vediamo cos'è che possiamo prendere. Ecco la bomba fumogena. La bomba fumogena è essenziale per finire il primo livello, oltretutto. Però dicite, ragazzo, qui c'è la bomba fumogena, però dove? Devi scoprirlo te. E guardiamo se riusciamo a scoprirlo. Vedete? Qua non ha senso logico. Vengo dal basso e poi mi ritrovo. Boh, vabbè, comunque sono piccolezze, stupidaggini, sciocchezzuole. Un gioco pazzesco. Devo andare da qua e ecco di qua, faccio il mio incontro con le cose più orribili del gioco. Secondo me un po' quelle fasi qui in un gioco come The Last Ninja l'hanno un po' rovinato, per quel che mi riguarda. Io sto parlando, perché cazzo, qui è difficilissimo avere un senso di prospettiva logico giusto, ma non è quanto il primo fossato qua, che è ancora abbastanza semplice, ma dopo. E se ci finiamo dentro, che abbiamo tutta l'energia o no, si crepa. Questo no, questo riesco a superarlo perché, avendolo fatto innumerevoli volte, si capisce che il senso di prendere la strada giusta, ma poi diventano incasinatissimi. Diventa difficilissimo. Quindi, tanto per curiosità, andiamo a vedere cosa ci dice lui, se mi manca ancora qualcosa. La mela, altro oggetto importantissimo, perché la mela è una vita, se non mi sbaglio, sì. La mela dovrebbe essere una vita, non penso che posso recuperare energia, ma la mela mi dà una vita. E quindi... E questi qua lenti, se si prende bene il giro, li si pesta, che è una meraviglia. Quindi adesso andiamo da qua, non mi ricordo più, quindi andiamo un po' a casaccio. Eccolo qui, andiamo a casaccio, prendiamo la mela. Essenziale perché... Mi sembra che è una vita, non posso, non mi pare di ricordare che... Adesso qua ci dovrò litigare un attimo per prenderla, No, lascia stare in un cerco. Oh, invece l'ho presa subito. Ok, mela che... Com'è che era? Eccoli qua. No, non mi dà energia, quindi... La mela viene usata automaticamente se... perdo energia, mi pare. Penso di sì, non mi ricordo più questo dettaglio, ma... Oh, le stellette! Le stellette invece sono assolutamente utili. Ok, perché queste qui, con un colpo uccido i nemici. Proviamole subito con questo qua. Ma è lento questo, è lento o veloce? Se è lento lo picchio, no? Oh, è velocissimo, questo è un bastardone, quindi... Quindi usiamo le stellette, e non un numero limitato ovviamente. Con una stelletta muore e non ci rompe più le balle. E questo è bene.
Oltretutto anche poco energia questo. È veloce, no, questo lo picchio perché è lento. Anche se c'è il bastone. Potrei usare anche le bombe fumogene, ma non lo uso perché sono contate, servono per finire il primo livello per il dragone. Quindi questo lo picchio perché è lento, ma mi sta picchiando anche lui. Mi sta picchiando perché c'è il bastone. No, non uccidermi. Non uccidermi. Maledetto. Non volevo perdere. Vabbè, perdo una vita paziente. Tanto oggi è una partita secca, eh. Poi mi dirà Yellow Boogeyman se gradisce vederlo tutto, ma tanto lo conosce bene anche lui. Questo invece è veloce e mi ucciderebbe. Quindi uso le stellette e no, e lo uccido, meno male perché era l'ultima stelletta. No, ne ho ancora, ne ho ancora. Oh, ecco qua il dragone. Il dragone è un infamone perché dobbiamo andare a metterci nella giusta posizione innanzitutto. E spragli la bomba fumogena. Oh, che culo. Che culo, perché se non si pre... Allora, se non faccio questo, se passo qua lui mi fiamma in seduta stante. Se sbaglio 3 volte, mi sembra che siano 3 colpi della bomba fumogena, devo tornare a prenderla, quindi significherebbe tornare indietro al fossato, cosa che non conviene. I nemici non ricompaiono. Abbiamo finito il primo livello e bene così, sono soddisfatto. Facciamo anche un pezzo del secondo livello, tanto per vedere, e poi mi fermo perché è un gioco molto impegnativo e è un gioco fantastico, quindi andiamo avanti. No, non era finito il livello, non mi ricordo più. Sì che era finito. Eh sì. Non ho guardato se c'erano oggetti lì. Non ho guardato, vabbè, magari ho perso anche qualcosa, ma chi se ne frega. Ci vediamo tra un secondo quando ho finito di caricare. Eccoci qui, caricato il livello 2 e andiamo a vedere di quale morte dobbiamo morire. Qua probabilmente morirò. No, c'è anche un oggetto qua che non l'avevo visto perché all'inizio schermata non si è illuminato. Adesso bisogna ritirarci un attimo per prenderlo. Però essenziale. Dai, dai, ora ho preso l'artiglio, l'artiglio che serviva, non mi ricordo, forse qua appena subito dopo. Quindi c'è un malintenzionato qui e lo picchiamo. No, devo picchiarlo, non deve picchiarmi lui, un malintenzionato. Smettila di picchiarmi. Muori? Ok. Quindi. Ah sì, me lo ricordo. Questa è una delle parti più belle. Una di quelle che. Questo è cattivo. Aspetta però. Una delle parti più belle del gioco. Il fatto di scalare la montagna. Anche qui ci persi milioni di vite. Posso usarlo adesso questo qua della bomba fumogena. Perché tanto. Non dovrebbe più. Aspetta, servirmi a fare niente. Quindi lo uso con lui perché muoiono istantaneamente come la stelletta, quindi la sfruttiamo e andiamo avanti. Ah no, col cazzo, li addormenta appena per un... ma fa niente, non fa niente. È stata utile al suo scopo. Ecco qui se non ho la... come si chiama la... Vedete che non posso andare avanti, se non metto nell'inventario l'artiglio, lui non scalerà la montagna e non scalerà la montagna se ho in mano oggetti. Era così, sì, era così, perfetto. Quindi bello, bello, bello. Attenzione, qua è un'altra parte bastarda del gioco e ci perdevo un sacco di vite perché guarda che bella che è. Che bella che
completamente diverso dall'altro livello, dato che non è vario, è molto variegato. Poi certo, andando avanti, lo stile ritorna un attimo quella, ma non è vero che non era variegato. Avere questo all'epoca, ma vai stupidino, era ti lasciava senza fiato, ti lasciava quell'ambientazione qua della Ninja. Ma smetti di picchiarmi. Ok, posso fare anche così perché tanto questi sono lenti. Facciamolo scomparire perché qua ho paura, a camminare, perché se voli giù perdi un'intera vita. Oh no, qua se potessi salvare non lo voglio salvare oggi. Ecco, i salti in The Last Ninja sono qualcosa di terrificante, quindi oh, mamma mia, fanno sempre una paura immensa. Va bene fino a qua. No. Ok. E facciamolo scomparire perché sono sicuro che volo giù. Mi avvicino troppo al bordo. Bellissimo il livello qua della montagna. Bellissimo. E c'è anche una chicca qui. Innanzitutto c'è la mela. Andiamo a prendercela. Se riusciamo a capire dov'è. Ok, ho preso la mela che è una vita importantissima. Ah, bello. Anche qui morivo spesso e non capivo tante volte il perché. Sono due le cose essenziali. Tre le cose essenziali qua in quel pezzo qua di livello. Uno, non bisogna avere in mano niente perché altrimenti si vola giù. Due, bisogna sempre avere equipaggiato l'artiglio. E tre, vedete in fondo che c'è una sorta di mattone rotto, mattone danneggiato. Bisogna stare attenti nel scalare il muro, stai distante, evitare che il nostro ninja arrivi sopra quella parte di danneggiata, perché altrimenti moriremo. Cioè, per capirle quella cosa qua devi morire centinaia di volte. Ok, ho fatto bene quella fase qua, ma adesso arriveranno i cazzi amari, arriveranno i punti dove io morivo sempre o quasi sempre nella Ninja. I dannati fossati, difficilissimi da farsene una ragione in prospettiva. Qua è andata di culo, no, non è andata di culo. Vedi che bastardo di un gioco che è. Io i fossati li odio, li ho sempre odiati e li odierò sempre. Non dovevano esserci. Perché concettualmente nel secondo salto devo farlo tirando la leva del joystick verso destra, perché deve spostarsi verso il sasso, ma non è semplice. Ce l'ho fatta comunque. Per me è l'esperienza. Poi oltretutto mi sa che devo anche tornare indietro. L'esperienza in The Last Ninja è stata fondamentalmente rovinata dai fossati. Se non ci fossero stati sarebbe stato ancora più grande, sarebbe stato secondo me più godibile come gioco. Ok, quindi adesso qui non so dove devo andare, non mi ricordo più cosa devo prendere. Cos'è quella cosa lì? Cos'era questa? Una mela gigante? Ah no, questa è una sorta di invulnerabilità al fuoco, ma mi serve per finire il livello, quindi non è ancora il momento di usarla. Ma io sono ancora stellette per sbarazzarmi di quei stupidini qua. Sì, questi qua sono veloci e pericolosi, quindi facciamo così, quello che facciamo prima. C'è, gli oggetti sono ben visibili sempre. Dai, prendilo però. Ok, oh. Questo è un elemento essenziale, il guanto. Non in questo livello, ma elemento essenziale per il livello successivo. Senza guanto non possiamo andare avanti nel livello successivo. E qui? Qui ci saranno sicuramente oggetti segreti. La storia lì dell'invincibilità, dell'invulnerabilità al fuoco non è... è temporanea, però dura molto. Lì apparentemente non c'era niente, vabbè, niente, non mi ricordo più tutto esattamente. Andiamo sotto.
Questo è cattivo. Sei cattivo. Troppo cattivo, velocissimo. Quindi muori. Neanche qua dentro non c'è niente. Alcuni oggetti non si illuminano, ci sono, ma soprattutto le mele. Mi sa che se non utilizzi una mela entro il livello poi te la toglie. Dove sono andato a finire? Sono tornato all'inizio. Ma quindi io adesso, cioè praticamente vengo qua perché devo prendere quella sorta di invulnerabilità per riuscire a finire il livello, però devo aspettare che adesso svanisca per poi riprenderla. Perché se no non faccio più in tempo adesso, è già passato troppo tempo. Che cazzo di giro sto facendo? Fammi vedere se c'è un giro più veloce. Prima che tempo di farla scadere. Sì, perché devo tornare indietro da qua, quindi. E adesso qui è tornare indietro. Sono cazzi amari. Probabilmente morirò. Ci sono due. Sono i fossati peggiori questi qua di livello 2, sia questo che quello che incontreremo più avanti. Sono quelli più bastardi. Dai, finisci però. No, non ho tutto il giorno. Dura tantissimo, eh. Si hanno 2 o 3 vite, proprio sono che la mela, quindi dovrebbe essere una vita aggiuntiva. Ecco, è finito, ne ho persa una fino adesso, ma adesso le perderò tutte purtroppo, perché il mio punto debole in assoluto sono i fossati, senza alcuna ombra di dubbio. Che adesso tornare indietro sono, o che ho un culo, e le ho fatti e rifatti centinaia di volte anche in come si dice in porca troia, ma salvando continuamente, ma sono troppo illogici e stronzi da fare. Porca puttana, vedi che è a pixel perfect. Se non vai a pixel perfect, lui muore. E morirà sempre, non c'è niente da fare. Io, soprattutto tornare indietro, quei cosi qua sono qualcosa di spaventosamente. Salta dove cazzo vuole lui e mi sa che è l'ultima vita e non c'è niente da fare. Non vai in culo, non hai. È fatto male quel pezzo qua dei salti, sono fatti veramente male. Cosa interessante comunque che ti faceva sempre ripartire dallo stesso livello. Quindi, buono. Non ho finito il livello, il secondo livello, sono morto come avevo già preannunciato nei fossati, ma adesso poi mi dirà Yellow Boogeyman se vuole che lo giochi tutto o altrimenti ve lo lascio giocare a voi. A me il punto debole sono i fossati. Peccato perché poi ce ne sono ancora anche nel terzo livello, poi il quarto livello è fantastico. Adesso vediamo, dai, magari aiutandomi con i salvataggi ovviamente. Se volete lo finisco, o altrimenti giocatelo che è una meraviglia, uno spettacolo. Peccato per i fossati. È stato un piacere, alla prossima. Ciao! Ho cambiato idea e ho rifatto il livello, voglio provare perlomeno a finire. Mamma mia, che culo! Questo livello ce l'ho fatta! Ma culissimo, non bisogna pensarci troppo. Devo fare presto perché c'è l'invulnerabilità, ma ecco che c'è un'altra sezione di salti. Mamma mia. Ma qua deve andare di culo veramente. Però era troppo imprevedibile. Scusate che l'ho rifatto centinaia di volte anche in emulazione dopo quei pezzi qua, nonostante questo si muore. Molto facile morire, quindi facciamo anche un po' presto perché l'effetto qui non è eterno, l'effetto qui dell'invulnerabilità che mi serve per superare il livello. Ma io c'ho ancora anche robe, c'ho ancora anche le stellette, usiamole.
Ok, muori subito, che anche uno di quelli rossi era pericolosissimo. Andiamocene via. Ma che palle. No. Ma c'è ancora anche le stellette. Ma cazzo, no! Perché se finisce l'effetto, ma cazzo, devo rifare tutto la parte lì dei risaltare via i fossati, non incastrarti anche lì, non è una bella cosa, dai, veloce, dura un po', però attenzione, qua c'è un'arma che voglio prendere, questo è il bastone lungo, va benissimo. Sì, qua serve l'invulnerabilità. Non incastrati, perché la seconda statua qua spara e mi fotterebbe. Ma invece non è andata così. Dai, adesso Yellow Vugan mi sarà, farà sapere se vuole vederlo giocato da me fino in fondo oppure se è abbastanza così. Per oggi è tutto. Veramente è stato un piacere. Alla prossima. Ciao.